Ciao bambini! Oggi leggeremo insieme una storia che si intitola Cenerentola. C'era una volta, in un regno lontano, un principe che cercava una brava fanciulla per poterla prendere sposa. Il principe aveva invitato tutte le ragazze del regno ad un ballo per scegliere la futura principessa. Cenerentola era una graziosa fanciulla dai capelli rossi. Viveva con una matrigna e due sorellastre che le ordinavano sempre di cucinare, lavare i piatti e pulire la casa. Il messo del principe consegnò la busta dell'invito al ballo, ma la matrigna vietò a Cenerentola di prendervi parte. La fanciulla, sconfortata, fu costretta ad aiutare le sorellastre a cucire i loro vestiti per la grande cerimonia. La sera della festa Cenerentola era molto, molto triste. Quando ad un tratto apparve la fata Smemorina, che la consolò e la invitò a seguirla in giardino. «Vieni, Cenerentola, vieni con me!» La fata agitò per aria la sua bacchetta e dopo aver recitato alcune formule magiche sotto gli occhi increduli di Cenerentola, si realizzò l'incantesimo. Una zucca si trasformò in carrozza, dei topini in cavalli bianchi, e i brutti vestiti di Cenerentola diventarono un elegante abito da sera. La fata aveva fatto a Cenerentola una sola raccomandazione: devi essere di ritorno prima che scocchi la mezzanotte. Quando Cenerentola entrò a palazzo, tutti la guardarono estasiati. Era veramente bellissima. Il principe ballò con Cenerentola tutta la sera. Era incantato dalla sua bellezza e dal suo portamento. Quando si sentirono i primi rintocchi della mezzanotte, la fanciulla lasciò il salone e corse verso la sua carrozza. Ma il principe non riuscì a raggiungerla. Si accorse però che aveva perso una scarpetta. La raccolse e si rese conto che non sapeva nemmeno come si chiamasse quella deliziosa fanciulla. Il giorno dopo il principe ordinò di far misurare la scarpetta di cristallo a tutte le ragazze del regno, proclamando che avrebbe preso in sposa colei che l'avesse calzata perfettamente. La scarpina non entrò a nessuna, tranne che a Cenerentola. Il principe fu avvisato e quando arrivò riconobbe la fanciulla. Inchinandosi ai suoi piedi le chiese di sposarlo. Cenerentola accettò e il principe diede subito inizio ai preparativi per le nozze, dopo le quali vissero e regnarono a lungo felici e contenti. Spero vi sia piaciuta la storia. Alla prossima! Noi siamo Marvel!